Poco fa abbiamo visto questa simulazione virtuale della Zanichelli con l'orologio in moto o primo che passa davanti ai due orologi in testa in coda all'aereo fermo. E adesso rivediamo meglio come in quella animazione virtuale era stata dimostrata la contrazione delle lunghezze. Nella metà sinistra di questa figura c'è il punto di vista dell'osservatore, diciamo della stazione, l'osservatore K, cioè l'osservatore dell'aeroporto dove il treno è fermo. Nella seconda, invece, nella metà destra, c'è il punto di vista dell'orologio in moto, che in realtà dal suo punto di vista si vede fermo e vede l'aereo che viaggia verso di lui da sinistra verso destra. La dimostrazione consiste nel calcolare la lunghezza dell'aereo quando sta fermo, quindi lunghezza di riposo L0, e confrontarla con la lunghezza dell'aereo quando si muove, quindi misurata dall'orologio O'. Lunghezza dell'orologio dell'aeroplano in moto la chiamiamo L'. Quindi si confronta L0 con L' e si troverà la relazione della contrazione delle lunghezze, cioè l'aereo in movimento ha una lunghezza L' che è più corta rispetto all'aereo fermo, infatti è L0 diviso gamma. Vediamo quindi come calcolare queste due lunghezze, la lunghezza di riposo dell'aereo fermo e la lunghezza dell'aereo in movimento. La lunghezza a riposo la misuriamo nel sistema K utilizzando questo raggio di luce che veniva emesso dal laser in cima alla testa dell'aereo e veniva poi riflesso dallo specchio in coda. Ricordiamo infatti che da qui partiva questo raggio di luce che, viaggiando appunto alla velocità della luce, percorreva tutta la lunghezza L0 dell'aereo fermo in un tempo delta T che era misurato con i due orologi del sistema fermo, cioè con i due orologi dell'aeroporto. Il tempo che impiegava questo raggio di luce era mezzo secondo, immaginando che un secondo fosse il tempo di andata e ritorno del segnale di luce. Quindi se delta T è il tempo di andata e ritorno del segnale di luce, il tempo di sola andata è delta T mezzi. Quindi possiamo calcolare la lunghezza di riposo dell'aereo moltiplicando la velocità di questo segnale di luce per delta t mezzi, che è la durata del tempo di andata. È la solita formula spazio percorso uguale velocità per tempo. Infatti il segnale che percorre tutta la lunghezza dell'aereo è la luce, quindi velocità della luce per il tempo che questo raggio di luce impiega a percorrere la lunghezza dell'aereo fermo, che è metà delta t. Ora passiamo alla parte destra della figura per calcolare la lunghezza dell'aereo in moto, L'. Stavolta ci mettiamo a guardare dal punto di vista di K', cioè dal punto di vista dell'orologio primo che rispetto all'aeroporto si muoveva verso sinistra con una velocità pari a metà velocità della luce, ma dal suo punto di vista l'orologio primo si vede fermo e vede l'aereo che invece con tutto l'aeroporto viaggia verso destra sempre con velocità c mezzi. Abbiamo visto prima nella simulazione virtuale Zanichelli che il tempo che scorre su questo orologio primo è un tempo proprio e vale meno di delta t misurato dai due orologi della stazione. Cioè se questi due orologi avevano misurato un intervallo di tempo di un secondo, invece il tempo che scorreva sull'orologio primo, tra quando stava qui e quando stava qua, era soltanto di circa 0,866 secondi, perché era il fenomeno della dilatazione dei tempi, cioè questo è un tempo proprio e invece questo è un tempo non proprio e allungato del fattore gamma. Qui vediamo l'aereo che prima la coda arriva davanti all'orologio primo che si vede fermo e poi tutto l'aereo scorre davanti ad O' finché la testa dell'aereo arriva davanti ad O'. E secondo l'orologio primo è passato questo tempo delta T'. Quindi O' misura per l'aeroplano in moto una lunghezza L' che si calcola sempre velocità per tempo. Velocità è C mezzi, è la velocità dell'aereo in moto, per il tempo che ci ha messo l'aereo in moto a passare tutto quanto davanti ad O'. E questo tempo è delta T', che è legato a delta T misurato invece all'aeroporto dalla relazione delta T' uguale delta T su gamma, è appunto la relazione della dilatazione dei tempi. Cioè delta T è dilatato di un fattore gamma rispetto a delta T' è contratto di un fattore gamma rispetto a delta T. Quindi, riassumendo, secondo l'orologio primo
dal suo punto di vista si vede fermo e tutto l'aereo scorre davanti a lui, ci mette un tempo delta t primo contratto rispetto a un secondo, delta t su gamma, e l'aereo scorre a una velocità che è metà della velocità della luce. Quindi otteniamo L' uguale velocità dell'aereo per il tempo impiegato dall'aereo a scorrere davanti a O'. Ma a questo punto noi andiamo a sostituire C delta t mezzi, che è L0. C delta t mezzi è L0, rimane fuori questo fattore gamma, e quindi L' è L0, che è C delta t mezzi, diviso gamma. E abbiamo trovato quindi la contrazione delle lunghezze, cioè l'aeroplano in movimento misurato da O' appare più corto, la sua lunghezza L' appare contratta di un fattore gamma rispetto alla lunghezza a riposo L0. In questo esempio particolare, dal punto di vista numerico, la velocità dell'orologio primo è C mezzi, quindi il valore B, B è V su C, vale 0,50, vale un mezzo, perché B è appunto il rapporto tra la velocità dell'orologio diviso la velocità della luce, e con un B pari a un mezzo, 0,5, abbiamo un fattore gamma di 1,15, quindi gamma, il fattore di contrazione delle lunghezze, è 1,15. Vuol dire che l'aeroplano in moto misurato dall'orologio primo che si vede fermo appare contratto di circa 1,15 rispetto alla sua lunghezza a riposo.